alla volta, solamente al contagio di una persona, primo, non avrei dormito la notte, secondo, mi sarei dimesso un minuto dopo, cosa che lei, non avendo coscienza e morale, non ha fatto e non farà. Quindi sono io che glielo dico, perché lei ha, sindaco, mi ascolti, lei ha contravvenuto... No, lei regoli le parole, avvocato, regoli le parole quando parla. No, io l'ascolto, lei regoli le parole. Lei faccia quello che lei regola le parole. Lei regola le parole, infatti parla così perché è nel video, perché altrimenti non parlerebbe neanche così, perché è un codardo che si... No, che si nasconde sindaco. Dietro il video. Toni accesi ieri durante il Consiglio Comunale di Pesaro dedicato all'emergenza Covid-19. Oggetto dello scontro è stato il comportamento sostenuto dal sindaco Ricci che, secondo il consigliere di centrodestra Nicola Baiocchi, è venuta a mancare una profonda responsabilità politica a fronte dei numeri elevati dei contagi e dei morti in città durante il periodo emergenziale. Il consigliere critica l'operato di Ricci anche sulla presentazione del brand non panico e sulla manifestazione incentivata dal comune per l'accensione delle luminarie. Baiocchi rivendica anche il comportamento del governatore delle Marche Ceriscioli per aver chiuso in precedenza 13 ospedali e ridotto i posti letto. Prima di passare alla fase 2 è necessario valutare quello che non è andato, quello che non è andato bene, quello che è successo, le mancanze che secondo me ci sono state da parte di tutta una gestione generale regionale e in primis anche del comportamento negligente tenuto dal nostro sindaco. Io ho chiesto che venga fatta chiarezza e non penso che chiedere che venga fatta chiarezza sia un insulto o sia una richiesta assurda per chi svolge politica. Io ritengo che ci siano delle profonde responsabilità organizzative nell'ambito di Marche Nord, della gestione regionale, di tutto ciò che è stato la gestione dell'emergenza. Per quanto riguarda il sindaco di Pesaro, mi dispiace perché sono stato pesantemente insultato, interrotto dal sindaco senza essere autorizzato, per poi scagliarsi contro di me con una violenza che sinceramente non ho capito. La risposta di Ricci non si è fatta attendere, accusando Baiocchi di essere uno sciacallo. Per le cose che ha detto, sciacallo, lei è uno sciacallo. Lei uno sciacallo che dal primo minuto ha cercato di sciacallare su un dramma storico di questa città. Sciacallo. Le accuse del consigliere di centrodestra sono state disapprovate dai consiglieri comunali di maggioranza, a partire da Massimiliano Amadori, Luca Pandolfi e Anna Maria Mattioli, che ha rimproverato Baiocchi di avere detto al sindaco di avere sulla coscienza 500 morti. Altro attacco al sindaco è avvenuta da Giulia Marchionni, Fratelli d'Italia, il quale rimprovera il primo cittadino di non aver utilizzato al meglio sin da febbraio la comunicazione attraverso i cartelli sull'utilizzo delle mascherine con i propri cittadini. Secondo Marchionni si sarebbero evitati da subito meno decessi.